tutti! Oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti in fatto di libri e fumetti. Sono mesi che non giro un book haul e nel mentre si sono accumulate tante ma tante cose e in realtà non so neanche se ci sono tutte. Però intanto cominciamo con questi. Poco prima di Natale Bow Publishing ha organizzato un blog tour che vedeva come protagoniste tre graphic novel della collana Le città viste dall'alto e quindi mi hanno inviato le tre graphic novel in questione, ovvero Ricomincia da qui di Steti Rasso, Come quando eravamo piccoli di Jacopo Pagliaga e French Carlo Magno, di cui tra l'altro trovate la recensione qua sul canale, e la quarta variazione di Albei Longo. Queste tre graphic novel costano 16 euro l'una e io per ora ho letto soltanto Come quando eravamo piccoli, ma l'ho trovata veramente una graphic novel bellissima, molto emozionante. Se siete in un momento magari un po' triste, un po' alla ricerca di voi stessi, è sicuramente una lettura che vi consiglio di fare. Io poi ho richiesto un fumetto che ero molto curiosa di leggere, ovvero Ti prego rispondi dei coniugi Immonen. Avevo visto qualche tavola online di questo fumetto e mi ero innamorata dei colori. Li trovo veramente bellissimi e anche i disegni, per quanto semplici. Le premesse poi erano di una storia d'amore abbastanza drammatica, quindi ero molto in vena di questo genere qua. È un fumetto che ho già letto, quindi prestissimo ve ne parlerò qua sul canale. Devo dire che in realtà non è esclusivamente una storia d'amore, ma anzi c'è molto ma molto di più dietro. Nel caso fosse curiosi, comunque questo fumetto costa 19 euro ed è edito da Bow Publishing. Verso la fine dell'anno ho scoperto l'esistenza di una raccolta di poesie che mi incuriosiva veramente tanto, perché mi piace il concetto che c'è dietro, soprattutto per chi vuole approcciarsi al mondo della poesia. E sto parlando di questa meraviglia qua, che è un cicciottone, ovvero A Poem for Every Night of the Year. Quindi c'è una poesia per ogni giorno dell'anno e sono proprio numerate, tipo 1 febbraio, 2 febbraio e così via. E prima della poesia vera e propria c'è anche una piccola presentazione o introduzione alla poesia, quindi lo trovo veramente un concetto molto interessante. Ovviamente ci sono alcune poesie che sono un po' meh per i miei gusti, però è bello comunque conoscere qualche cosa di nuovo. Questo libro esiste soltanto in inglese e l'ho pagato, mi sembra, una ventina di euro. Sì, viene circa 17 sterline, quindi una ventina di euro circa su Amazon. Sempre a proposito di poesie, ho preso anche Milk and Honey di Rupi Kaur. Sempre una raccolta di poesie, sempre solo edita in inglese al momento, però di un'autrice singola. E questo in particolare mi ha colpito per i temi che tratta, ovvero l'amore verso se stessi, verso gli altri, la sofferenza anche, l'abuso, la violenza. Sono tematiche veramente molto forti, ci sono delle poesie secondo me particolarmente toccanti. A prezzo pieno dovrebbe costare 15 dollari, io l'ho pagata mi sembra 11 euro su Amazon, contate che è una raccolta molto piccina e all'interno anche le poesie sono veramente abbastanza brevi. Ce ne sono alcune magari più lunghe, però la maggior parte sono abbastanza brevi e come potete vedere anche la struttura è molto minimale. Ci sono anche delle piccole illustrazioni dell'autrice. Comunque ve ne ho parlato meglio nell'ultimo video Ultime letture, quindi se siete curiosi trovate il link in descrizione. E sempre in quel video vi ho parlato anche di Mouse di Art Spiegelman, edito da Einaudi al prezzo di 20 euro. Questo fumetto volevo recuperarlo veramente da tantissimo tempo, però ero un po' intimorita per la tematica che tratta, ovvero l'olocausto. È una storia comunque basata su un'esperienza vera del padre dell'autore, quindi ero un po' intimorita dal tema, però è un fumetto che secondo me va assolutamente letto. Un libro che ho comprato all'inizio dell'anno nuovo ma che ho già letto e che mi è piaciuto veramente tantissimo è Poirot and Me di David Suchet. David Suchet è l'attore che ha interpretato Poirot negli ultimi 25 anni nella serie televisiva appunto di Poirot, e in questo libro racconta la sua esperienza, come ha creato il personaggio di Poirot, se è stato difficile o meno, che cosa gli è rimasto impresso, che cosa gli ha lasciato, ma in generale parla molto anche della sua carriera, perché prima di interpretare Poirot ha lavorato molto a teatro, ma anche dopo Poirot è stato chiamato per diversi ruoli, insomma è stata un'esperienza comunque che l'ha segnato tantissimo e per me è stato super emozionante leggere questo libro, perché io amo tantissimo Poirot e sono venuta a conoscenza di questo personaggio di Agatha Christie grazie alla serie TV, quindi grazie a David Suchet, e quindi è stato per me stupendo leggere questo libro
vedere dal suo punto di vista il personaggio, che cosa ha fatto, che cosa gli ha lasciato, è stato veramente favoloso e mi dispiace tantissimo che esista soltanto in inglese, spero che lo traducano presto in italiano perché è una chicca secondo me, è veramente molto molto bello. A prezzo pieno costa 9 pound, quindi 11-12 euro circa. Visto che stiamo parlando di Poirot, rimaniamo ancora un po' in questo mondo. Io sono abbastanza sicura di avervi mostrato nella miniatura video dello scorso book haul questo libro, però non l'ho citata all'interno del video, non so per quale motivo. Comunque si tratta del Segreto di Grimshore di Agatha Christie, un libro che in realtà io non avevo neanche segnato nella mia lista di romanzi di Poirot, probabilmente perché è stato pubblicato, se non sbaglio, dopo la morte di Agatha Christie, quindi nella mia lista non risultava per un qualche strano motivo. Comunque l'ho visto in un negozio che vende libri usati, è nuovo. Mai stato letto, intonso, non potevo lasciarlo lì, sono veramente molto curiosa di leggerlo anche perché dovrebbe trattarsi di una storia abbastanza misteriosa, quindi ci garba. E poi molto recentemente sono stata in libreria, tra l'altro prima di andare a rivedere per la seconda volta Your Name al cinema, e ho visto che c'erano dei libri di Poirot che non trovavo da nessuna parte, scontati al 25%, quindi cosa faccio? Li lascio lì? Ovviamente no. Ho preso quindi Gli elefanti hanno buona memoria, appunto un romanzo che non ho mai letto, però mi ricordo bene l'episodio della serie TV e mi era piaciuto veramente tanto, l'ho trovato molto intrigante. Si tratta, se non sbaglio, di uno degli ultimi romanzi che ha scritto Agatha Christie su Poirot, quindi sono molto curiosa. E infine ho preso un libro che probabilmente non leggerò mai, ma non importa, lo dovevo assolutamente avere, ovvero Sipario, l'ultima avventura di Poirot, ovvero l'ultimo romanzo su Poirot. Io non sono pronta psicologicamente, ho l'episodio della serie TV Sipario registrato, ma non ho il coraggio di guardarlo, mi sale angoscia. Tra l'altro Poirot and Me si apre proprio con David Suchet che va a interpretare Poirot nell'ultimo episodio e lacrime a palate, quindi non so quando avrò mai il coraggio di leggere Sipario, probabilmente quando arriverò a un certo punto della mia vita, però ci tenevo comunque ad averlo. Sara, ovvero un'iscritta del canale, mi ha fatto poi una sorpresa immensa inviandomi un libro, ovvero Il mondo di Banana Yoshimoto di Giorgio Amitrano. Dovrebbe trattarsi, se non sbaglio, di un saggio appunto su Banana Yoshimoto, sul suo stile, le tematiche che predilige, sui suoi scritti, sulla sua vita, quindi sono immensamente contenta perché ero all'oscuro dell'esistenza di questo libro, quindi mi ha fatto una sorpresa piacevolissima trovarlo. E poi io amo Banana Yoshimoto, quindi si vede che è stato un pensiero veramente molto pensato e le sono immensamente grata. Grazie ancora, Sara. Un po' di tempo fa ho preso poi un fumetto che mi incuriosiva tantissimo per la tematica, molto dolce e carina, ovvero Soppi di Philippa Rice. Io l'ho preso in inglese, ma ho scoperto che è uscito da poco anche in italiano, quindi nel caso ve lo lascerò qua sotto in descrizione. Tra l'altro dovrebbe costare anche meno in italiano. Vabbè, e infatti in inglese costa circa 11 sterline, io penso di averlo pagato 11-12 euro e in italiano dovrebbe costare 10. Vabbè, io che ho la smania di prendere cose, comunque lo devo ancora leggere perché sto cercando il momento perfetto, perché sa molto di una storia dolce, abbastanza romantica, che dovrebbe tirare molto su di morale, quindi appena avrò un momento... Oh mio Dio, c'è una scena col sushi, ovvero io stasera col moroso, cioè fantastico. Mi sa molto di una storia appunto positiva e sto aspettando il momento giusto per leggerlo e gustarmelo veramente appieno. Ho preso poi Franny e Zoe di Salinger. Era tanto che volevo leggere qualcosa di Salinger, ma non volevo cominciare dal giovane Holden perché ci sono tanti pareri contrastanti e ho paura di non riuscire ad apprezzarlo appieno proprio perché magari ha un'impronta più per giovani o adolescenti. Sono giovane anch'io, sì. Però faccio fatica a rivedermi negli young adult, in alcune storie comunque che riguardano l'adolescenza. Quindi non volevo partire prevenuta verso Salinger, quindi ho deciso di prendere questo romanzo che ho trovato tra l'altro in una libreria in cui non ero mai stata prima e non lo so, volevo un ricordo di quella giornata particolare che per me è stata molto speciale, quindi quando l'ho visto mi sono decisa a comprarlo. È edito da Einaudi al prezzo di 10 euro ed è un libricino veramente piccolo, super minimale,
adoro veramente tanto questo stile. Non so quanto tempo fa, ma a me sembra veramente una vita fa, Erika mi ha regalato Feed di M.T. Anderson, un libro di cui so veramente nulla, se non che si tratta di un distopico fantascientifico. Sono molto curiosa in realtà di leggerlo, però non c'è mai stata una vera e propria occasione. Inoltre mi piacerebbe molto leggerlo assieme a lei e ad Alessia, visto che anche loro hanno questo libro. Quindi ragazze, fatemi sapere quando lo leggiamo. Sono stata poi in un mercatino dell'usato dove ho trovato due libri che mi incuriosivano particolarmente, ovvero Il bambino con il pigiama a righe di John Boyne, autore che ho incontrato a mare di libri e che mi aveva incuriosito veramente tanto. Non so perché allora non ho comprato uno dei suoi libri, probabilmente perché avevo già tanta roba da leggere, anche adesso in realtà ho tantissimi libri da leggere, però l'ho trovato a 2 euro in questa edizione della Rizzoli che mi sembrava abbastanza carina. Ho in realtà il terrore che non sia la versione integrale, però non c'è scritto nulla da nessuna parte, quindi speriamo bene, magari vi farò sapere quando lo leggerò. L'altro libro che ho recuperato in realtà so veramente poco e niente, se non che la protagonista è una ragazza che viene stuprata e uccisa e che racconta la storia appunto dopo la sua morte. Il libro in questione, Amabili Resti, di Alice Sebold, non so come si pronuncia il nome di questa autrice, perdonatemi, però mi sembra una di quelle letture impegnative e toste, però in un certo senso essenziali, che vanno lette, quindi sono molto curiosa di leggerlo. È edito da Edizioni EO, il prezzo originale è stato cancellato, io l'ho pagato 5 euro all'usato. Tu, Noè, mi ha poi mandato due fumetti della collana Tipi Tondi, ovvero Non sei mica al mondo di Raphaël Geoffrey, non so se si pronuncia in questo modo, è un autore comunque francese, ed è un fumetto che ho già letto e di cui vi parlerò prestissimo qua sul canale perché mi è piaciuto veramente tanto. È un fumetto che parla di bullismo, di violenza, irascibilità, problemi a scuola, ma anche problemi familiari. È molto particolare, non so se riuscite a vedere, i disegni mi ricordano molto Tim Burton, o comunque è un film d'animazione molto tetro e cupo. L'ho trovato veramente molto particolare. Mi hanno poi mandato La memoria dell'acqua, che appena l'ho visto sono tipo saltata di gioia perché era un fumetto che non mi aspettavo, e sapete che io amo tantissimo l'acqua, tutto ciò che riguarda l'acqua, quindi sono estremamente curiosa di leggerlo. Ho sfogliato giusto qualche tavola e i disegni mi sembrano molto delicati, con dei colori tenui fantastici. Poi vabbè, ci sono questi disegni riguardanti il mare che sono spettacolari, da togliere il fiato. Gli autori, anche in questo caso non so se li pronuncerò nel modo corretto, sono Mathieu René e Valérie Vernet. Nel caso foste curiosi, entrambi i fumetti vengono 16,90 euro. Io poi ho richiesto un saggio particolarmente ciccione a Tunoè e sono contentissima che me lo abbiano mandato, perché lo puntavo veramente da un sacco di tempo e niente, sono immensamente felice di questa cosa. Sto parlando di graphic novel, storie e teorie del romanzo fumetti del rapporto fra parola e immagine, di Andrea Tosti. È un saggio immenso che conterà almeno 1000 pagine. Sono immensamente felice di avere fra le mani questo mattoncino perché sono una grandissima appassionata di fumetti. Ho sempre cercato di documentarmi online, però non ho mai letto un testo vero e proprio, qualcosa di specifico, solo sulle graphic novel, quindi sono veramente molto curiosa di leggerlo e di scoprire qualche cosa di più, quindi grazie immensamente Tunoè. Se anche voi siete curiosi di approfondire questo argomento, il saggio è disponibile sia su Amazon che sul loro sito al prezzo di 35 euro, però è veramente un mattone, non sembra perché è anche relativamente leggero, però come vi dicevo sono circa 1000 pagine. Eris Edizioni mi ha inviato Special Exits di Joyce Farmer. Questo fumetto costerebbe 17 euro a prezzo pieno ed è un fumetto che ho richiesto io alla casa editrice perché mi incuriosisce tantissimo. Tratta una tematica secondo me non molto frequente nella letteratura, o almeno non fra i giovani, però io ritengo che sia una tematica assolutamente molto interessante e penso che sarà una lettura particolarmente toccante e istruttiva. È un fumetto che parla di vita quotidiana e ha per protagonisti due anziani, quindi come vivono loro la loro vita a questo punto, e penso che sarà una lettura veramente molto interessante. Ultimo libro che mi è stato inviato dalle case editrici è Pensiero Madre, edito da Neo Edizioni al prezzo di 15 euro. Si tratta di una raccolta di racconti riguardanti la maternità, il pensiero che arriva
prima della maternità, diciamo, quando scatta l'orologio biologico, quando si incomincia a pensare se si è pronte per essere madri. Si tratta di un libro molto interessante, infatti non vedo l'ora di parlarvene in un video dedicato perché mi ha fatto riflettere veramente tanto. Ho preso poi Carve de Marc, ovvero I predestinati di Veronica Roth. So che ci sono tante chiacchiere e polemiche al riguardo, io personalmente non mi sono voluta informare su nulla perché vorrei approcciarmi a questo libro senza alcun pregiudizio, anche perché sono molto curiosa di leggere qualcosa di diverso da Divergent di Veronica Roth e dovrebbe trattarsi inoltre di un libro fantascientifico, uno dei miei generi preferiti in assoluto, quindi prima o poi, con calma, lo voglio leggere e farmi appunto un'opinione mia al riguardo. Questo libro è edito in italiano dalla Mondadori al prezzo di 15,90 euro e ha la copertina super sbirluccicosa. Poco fa vi accennavo al fatto che sono andata a rivedere per la seconda volta al cinema Your Name. Detto questo, potevo non recuperarmi il romanzo scritto da Makoto Shinkai? Ovviamente no, non ho resistito. Vorrei qualunque cosa a tema Your Name, vorrei già il Blu-ray e riguardarmelo almeno una volta al giorno. Mi è piaciuto veramente tanto. Tutte le volte che lo guardo mi spezza e mi dà una carica di vita comunque di speranza pazzesca, quindi ero curiosa di recuperarmi anche il romanzo. Edito dalla J-Pop al prezzo di 14 euro ed è un libricino veramente piccolino, sono circa 180 pagine. Non so ancora quando lo leggerò, però penso prestissimo. Sempre di Shinkai ho voluto recuperare poi La voce delle stelle, un manga disegnato da Mizu Sahara. Credo che anche in questo caso esista l'anime e il romanzo, però sono in un periodo in cui voglio leggere manga, quindi ho preferito recuperarmi questo. Non mi sono però informata sulla trama perché essendo un volume unico, anche abbastanza piccino, avrei rischiato di spoilerarmi tutto, quindi preferisco entrare veramente alla cieca nel mondo di Shinkai, che io adoro tantissimo. Questo manga è edito dalla Star Comics al prezzo di 5,90 euro. Sempre continuando sulla scia dei manga, finalmente mi è arrivato il numero 20 dell'Attacco dei Giganti. Un volume che attendevo tanto e probabilmente uno dei più belli che io abbia mai letto di questa serie, nonostante mi faccia rabbia il fatto che non ci sia già il 21 perché devo sapere come continua e nonostante mi abbia fatto soffrire veramente tanto. Bello, non mi emozionavo così tanto per un volume dell'Attacco dei Giganti da tantissimo tempo, quindi sono molto contenta. Non penso che necessiti di tante presentazioni questo manga, comunque nel caso foste nuovi, l'Attacco dei Giganti è scritto e disegnato da Jimmy Isayama, edito qua in Italia dalla Planet Manga a 4,50 euro. Esiste anche una serie anime, bellissima, ve lo consiglio, e presto uscirà anche la seconda serie, infatti non vedo l'ora. Ultimo manga preso, il numero 2 di Solanin di Inio Asano. Solanin è una serie composta da due soli volumi. I protagonisti sono dei ragazzi che hanno terminato l'università e si approcciano al mondo del lavoro. Alcuni fanno dei lavori che non gli rispecchiano, che non gli piacciono, però lo fanno per vivere perché non sanno ancora chi sono, che cosa vogliono veramente dalla vita, ed è un fumetto in cui io mi rivedo tantissimo e che mi fa un po' soffrire per questo, però allo stesso tempo mi fa riflettere. Devo ancora leggere il secondo volume perché ho veramente il terrore di rimanere col cuore a pezzi. In generale sto scoprendo adesso Asano, ma mi piace tantissimo. Mi piacciono molto i suoi disegni e mi piace il modo in cui parla, descrive, narra le storie. Veramente molto bello. Se non avete mai letto Solanin, io ve lo consiglio. Ed è edito dalla Planet Manga al prezzo di 7,50 euro a volume. Per ultime, ho voluto tenere due chicche veramente grosse. Verso Natale ho fatto una maratona di Harry Potter assieme a mia sorella, quindi siamo rientrate molto, ma molto in fissa con il mondo di Harry Potter e quindi mi sono recuperata un paio di cose che sono più per collezionisti, ma io amo alla follia Harry Potter, quindi ci tenevo ad avere queste due cose in particolare. Il primo è il libro degli oggetti magici. Sì, è un librone immenso che costa 45 euro. È completamente illustrato comunque all'interno, ci sono tutti gli oggetti magici, le curiosità per quanto riguarda il film,
è fatto veramente benissimo. Se siete appassionati, collezionisti, sicuramente qualche cosa. Beh, è una cosa veramente molto bella da avere in libreria, da sfogliare ogni tanto. Il secondo recupero mi ha fatto dannare tantissimo perché non lo trovavo in nessuna libreria, non riuscivo ad ordinarlo, sui siti online sembrava irreperibile, poi un giorno è sbucato magicamente dal sito Libraccio e quindi sono riuscita a prenderlo, ovvero La valigia di Newt Scamander. Questo è un librone che viene 39,90€ e è semplicemente fantastico. A differenza del precedente, questo ha diversi inserti all'interno, quindi mappe, volantini, cartoncini, tutte cose inerenti al film, animali fantastici dove trovarli, ci sono appunto tante curiosità ed immagini inerenti al film. Mi sembrava una cosa veramente molto bella da avere, da sfogliare, una cosa che ti permette di interagire. Non lo so, io sono un amante di queste cose, quindi sono felice di essere riuscita a recuperarlo, è diciamo il mio autoregalo di Natale. Questi erano quindi tutti i libri fumetti che ho recuperato negli ultimi mesi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se anche voi avete letto qualche libro che ho citato, se siete curiosi di recuperare qualche cosa, insomma fatemi sapere la vostra opinione. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutta la lista completa dei libri fumetti che ho citato, nel caso mi fossi dimenticata di dire qualcosa o avessi pronunciato in maniera strana qualche autore, nel caso perdonatemi. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!